Con questo emendamento il governo ci vuol trasformare di colpo, da un giorno con l'altro, da imprenditori a spacciatori. A me non sembra corretto. Queste sono le infiorescenze tanto famose, tanto discusse, da cui poi si tendenzialmente si dà origine a tutta un'altra serie di prodotti, da quelli alimentari più in alto a una sezione di prodotti cosmetici e di lozioni per la cura del corpo in generale e, molto importanti, soprattutto gli oli al CBD anche per animali, che spesso vengono utilizzati come integrazione a delle terapie o semplicemente per il loro effetto miorilassante. La società è nata nel 2015, ufficialmente il negozio poi nel 2016. La difficoltà maggiore è semplicemente quella di non avere una normativa che ci permetta di capire esattamente come muoverci all'interno di un settore che tra l'altro stiamo formando strada facendo, appunto da quando c'è stata la prima legge agricola. Una vita è nata nel 2018 e dal 2018 combattiamo. Abbiamo fatto tanti investimenti. Basta vedere cos'è. Questo qui, che è stato il primo hemp shop in Italia a trattare la canapa a 360 gradi per quanto riguarda l'alimentazione, addirittura per quanto riguarda la bioedilizia. E adesso invece c'è questa sorta di appunto ostracizzazione di questa tematica, nonostante poi in Europa si vada esattamente dalla parte opposta. Vediamo l'esempio della Germania, che negli ultimi mesi ha legalizzato la cannabis con contenuto di THC, molto importante questa cosa qui. Quindi noi stiamo parlando addirittura di una situazione in Italia che è molto differente. Dal momento che questo emendamento passerà, i nostri prodotti saranno identificati come prodotti stupefacenti, nonostante questi prodotti non contengano nessun valore di principio attivo psicotropo, perché il valore, come dicevamo, è inferiore allo 0,5. Quindi, dal momento appunto che questo prodotto diventerà illegale, tutte queste attività dovranno chiudere praticamente. Non come fai a fare l'imprenditore così? Cioè, non... Boh, è proprio, c'è la volontà di non farci fare questo passo. La canapa era l'Italia era un'eccellenza, ma perché non possiamo ritornare a essere eccellenza? Non si riesce neanche a capire in quale maniera poter investire in questo settore, sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista della vendita al cliente finale. Purtroppo l'incertezza normativa colpisce tutta la filiera, che è una filiera che comunque parte da quella agricola per poi arrivare alla vendita al dettaglio. Sarebbe un passo indietro almeno di 8 anni che andrebbe, ripeto, a fomentare il mercato nero ancora di più. Si favorisce il mercato nero perché molte persone che oggi vengono a comprare la cannabis light nei negozi specializzati, dal momento che la cannabis light diventerà illegale, queste persone ritorneranno a comprare il prodotto in strada.